Sono contento oggi di vedere un processo di partecipazione collettiva in cui vediamo oltre 100.000 persone che decideranno in che modo dovrà votare il Movimento 5 Stelle per questo governo. È sicuramente un nuovo tipo di modello di partecipazione che si differenzia rispetto ad altre forze politiche che normalmente prendono queste decisioni con 4-5 persone in una stanza. Penso che tutte le volte in cui tutti gli iscritti vengono chiamati a decidere in modo collettivo c'è una partecipazione che unisce. E quindi questo è sicuramente un carattere distintivo del Movimento 5 Stelle rispetto ad altre forze politiche, dove questa stessa decisione è presa da poche persone, una o 4-5 che siano. Quindi è sicuramente un percorso molto diverso che tendenzialmente unisce. Istanze da molti senatori per inserire l'opzione di astensione, per esempio, però parlando anche con Vito Crimi mi ha garantito che questa opzione verrà contemplata qualora dovesse vincere il no.